mamma mia, questo bambino. Aiuto, ma quanta roba c'è su sto letto ogni volta. Ma guarda che è bello. Io non lo so perché, ma ogni volta che faccio i video devo per forza abbracciare il mio bellissimo pupazzetto. Bello lui, bello, bello. Che schifo. Ciao amici chips, benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo appunto di cellulari. No, non farò una recensione stupida su un cellulare che non ho, perché io ho questo telefono da 3 anni. Oggi facciamo una specie di challenge che si chiama Face Swap Challenge. Praticamente in che cosa consiste questo video? Io utilizzerò Snapchat, che non so se voi la conoscete, beh io la conosco molto bene. E se volete seguirmi su Snapchat vi lascio qui il mio nome, mi chiamo Fabriea. Sì, lo so, è bruttissimo, ma non lo posso cambiare perché dovrei cancellare il mio account e mi dispiacerebbe cancellare il mio account. Ma comunque, utilizzando Snapchat appunto avete la possibilità di mettere una faccia di una persona famosa sulla vostra. E questo mi permetterà di fare delle imitazioni che ho scoperto che mi vengono piuttosto bene. Spero di farcela anche perché ho un po' di voce così, sembro Maria De Filippo. Ragazzi, questo video comunque sarà all'insegna del... Vengo da 2 notti di concerto, anzi 3, perché sono stato a Bologna per Justin Bieber. E come avete visto dal vlog, che se non l'avete visto ve lo lascio qui sopra nelle schede, è stato abbastanza un bordello unico. Quindi se non l'avete visto correte a vederlo perché... il disagio. Praticamente che cosa succede? Allora, noi abbiamo sul nostro Snapchat tanti effetti. Se voi scorrete, trovate vicino a quello che puoi cambiare la faccia con qualcuno, ce n'è un altro che ti fa vedere tante foto che hai. Tipo, io ho salvato Nicki Minaj. Sembra comunque una, tipo, sapete quegli egiziani che vedevi sui libri di scuola? Che schifo. Bene, allora, io proporrei appunto di iniziare proprio da Nicki Minaj. In che cosa consiste quindi il video? Farò vedere la... ovviamente facciamo una cosa però. Vi metterò qui quello che io sto vedendo nel mio telefono. Siete pronti? Iniziamo. Allora, iniziamo subito con Nicki Minaj. Oh, yo, I'm Nicki, so you Nicki o Nicka, yeah, it's my name, ok? Ok, so we can just start. Possiamo iniziare subito cantando... questa era un po' Belen, ma ci sarà anche Belen dopo, aspettatevela, eh? Possiamo iniziare subito, però vediamo se è meglio questa o questa. No, così sembro io, cioè io non sembro io perché... questo dà più l'idea di Nicki Minaj. Boh, sembra egiziano, sembra che... ma un po' di contouring, no, vero? Mamma mia, ma quanto se ne mette? Ma che schifo. Comunque se metto... aiuto, mi sto mettendo la mano! Io proporrei di mettere anche della musica, quindi adesso la metterò subitissimo anche. Possiamo iniziare subito con una canzone, vero? Yo, of course, what, what? Ma voi che faccia state vedendo? Cioè starete vedendo la mia faccia che fa... come minimo mo parte la pubblicità. Figurati se non partiva la pubblicità! Yo, I get it crackin' like a bad bag. Bitch talk a shit the queen, we should lookin' like a lab bread. I'm Angelina, you Jennifer. Come on, bitch, you see what, bread? That's my business and I piss on bitches. You can suck my dick if you take the gist. You don't like them, this is give my ass some kisses. Yeah, they know what this is, giving this the business. Something about a innocent mean. Yes, I'm rockin' your rap, but I hit a jump mean. Vabbè ragazzi, il disagio di Nicki Minaj. Ma passiamo al mio cavallo di battaglia, che è Belle... mamma mia, ma ho scelto una foto un po' brutta. Anche questa va un po' schifissimo. Va bene così, allora diciamo subito una cosa. Io sono qui per parlare un poco di meno, perché appunto ho visto che da pomeriggio 5 così non parlano più di me. Io non capisco davvero che cosa è successo. Sembro una befana, non sembro proprio Belen, davvero. Io sembro più Balen in realtà, forse mi metto così.
Agostino, Agostone, Perro. Ma sei terribile davvero, guarda, è una cosa incredibile, non capisco perché il filtro di Snapchat non funziona, davvero, guarda, è una cosa terribile, tutti che ce l'hanno contro di me, davvero, guarda, è una cosa, mi devo andare a rifare anche il naso perché è un po' brutto, è tutto un po' storto così, no? Lo vedete anche voi, guarda, guarda, ma che cos'è, dai! Oh mio Dio, ma davvero, lo stai dicendo, una cosa bellissima, guarda, mi devo fare un po' di contouring qui, è tutto a posto, no, davvero, Sembra più una, tipo una tizia russa che parla, però è così davvero, non lo so, se volete appunto che vi faccia delle lezioni di spagnolo, scrivetemi al 347-46-6721, davvero, guarda, lo dico davvero, inviami anche un tuo effetto di Snapchat e possiamo parlare così, diventiamo amici, sì, dai! Passiamo adesso a un'altra persona presa in giro tantissimo. Ragazzi, ma sembro, oh mio Dio, sembra una Barbie. Vabbè. Comunque mi sta venendo un crampo al braccio, non potete capire, aiuto. So, hello guys. Hi guys. We are Chiara e Fedez and we are staying together. Che poi sapete che l'ho incontrata e le ho dato anche una lettera, perché io tipo un anno fa veramente ero fissatissimo con lei, dove le dicevo delle cose, e lei sapete che ha anche pubblicato una cosa su Snapchat ringraziandomi, e poi mi ha anche commentato una foto di Instagram, cioè è proprio andata a cercare il mio Instagram e mi ha commentato una foto, quindi è stata anche carinissima. Hello guys, we are live from my Snapchat account and we are so happy. Salutate guys. Poi parla tipo con la gente della sua team, fa troppo ridere perché fa salutate guys. Ora sono Kim Kardashian, ragazzi, sono proprio Kim Kardashian, come potete vedere. So you're so rude really, cause you know. Poi parla tutta così, non so se avete visto, io ho visto tipo delle interviste di Ellen e c'è lei che tipo parla, dice sempre che la gente è troppo rude, cioè tipo maleducata nei suoi confronti, ma anche con sua mamma fa troppo ridere, perché tipo ho visto delle scene su YouTube del loro reality, che secondo me è una cosa inutilissima, perché cioè praticamente è un vlog perenne della loro vita, fanno 24 ore su 24 le cose che poi vengono scritte da sceneggiatori, quindi è proprio scena come cosa. E ma anche qui ho un naso un po' schifo comunque, come il mio naturale, se vedete. Sta lampeggiando qualcosa, significa che ci sto mettendo troppo tempo. Ragazzi, mi fa malissimo il braccio, non potete capire. Cambiamo angolazione. Ah, che problemi hai? Oh mio Dio, non mi prende più la faccia. You know, I was talking to my mom and she said, oh my gosh, you're so crazy, Kim. And I said, no, what are you saying? I posted something on Instagram, it's obviously something good. E praticamente lei parla tutta un po' così. E parla soltanto del suo Instagram, che adesso non usa più, perché tipo da quando poi le hanno rubato delle cose in casa, non in casa, a Parigi, non posta più niente, perché ormai è in ansia, vive nell'ansia. So, I was saying that I'm Kim Kardashian West, cause I... Perché poi parla tutta, cioè, you know... È proprio fastidiosa la sua voce, però mi fa scassare perché Kim culona Kardashian fa straridere, cioè ragazzi, dai, fa troppo ridere. Che poi è famosa per, boh, per niente, cioè è famosa perché è famosa, io non capisco, vabbè. E adesso abbiamo Amore della Rusia! Mara Venier, minchia ragazzi, ma che voce ho, aiuto! Amore della Rusia, non riesco a farlo, è incredibile! Comunque ho scelto proprio il giorno più sbagliato di tutti per fare questo video, perché non riesco a fare niente, quindi va bene così. Ragazzi, vi giuro che mi veniva soltanto con mal di gola. Che ridere, questo è Gaio. Ciao ragazzi! Che ridere, perché non lo sapesse la mia amica Gaia Visco Gilardi, anche lei è una youtuber. Sono Trump. Hey! Big America back again. Hi guys, mi sembra un po' tipo Chiara Ferragni. Hello guys, we are here and I'm Donald Trump, yeah! Come on guys, make some noise, eh! Vabbè, che degrado.
però io volevo fare veramente Mara Veniere, dai. Ma amore dell'ansia, dai, un po' mi è venuto, va bene così, eh. Andiamo, andiamo se tutti a Venezia a berci del vino, eh. Il video finisce qui, è stato abbastanza il degrado. Vi ricordo di seguirmi su Snapchat, Fabri Yeah, ve lo lascio qui sotto. Ma trovate tutti i miei social anche nell'info box. Su Musical.ly mi chiamo Fabrizio Valerio, semplicemente, ve lo metto qui. Se volete seguirmi, seguitemi anche lì. Qui lasciate un bel pollice in su per le mie bellissime interpretazioni di Kim Kardashian e gente varia. Mancava Kylie Jenner, ma basta fare così. Io spero che il video vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Trovate la mia bellissima faccia qua, potete cliccarla e trovate anche dei video sparsi qui che, se ve li siete persi, potete andarli a vedere proprio esattamente qui. Li metterò qui. Niente, noi ci vediamo al prossimo video. E se volete essere salutati nel prossimo video, dal prossimo video giuro che saluterò qualcuno, scrivetemelo qui sotto. Un grandissimo bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! No, voglio salutarvi con lui! Ciao, 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 ciao! Addio! Addio, amici, addio! Noi ci dobbiamo lasciare! Ma ehi, io dico che è ok! Io non vedo l'ora di tornare!